Sono giunte da parte dell'amministrazione comunale di Chioggia alcune precisazioni sul bilancio rispetto alle voci circolate. Il sindaco definisce le notizie passate alla stampa come pretestuose, fuorvianti, inconsistenti e non corrispondenti al vero. I consiglieri del Partito Democratico, afferma, durante le tre commissioni svolte, sembra si siano limitati ad affermazioni sintetiche, evidenziando preoccupazioni solo su alcuni stanziamenti ritenuti insufficienti. Secondo l'assessore al bilancio Paola Orlando, le osservazioni circa il mancato rispetto del processo di bilancio risultano totalmente infondate. Si tratta di un bilancio tecnico che non necessita di approvazione. L'iter stesso di procedura è stato ben sottolineato in commissione, continua Orlando. La relazione di riferimento è stata consegnata a tutti i componenti della commissione, ma evidentemente è stata del tutto ignorata. Orlando spiega poi le voci più importanti tirate in ballo nelle contestazioni, confermando l'elaborazione dei conteggi eseguiti nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza. L'approvazione del bilancio di previsione finanziario all'ordine del giorno nel Consiglio Comunale di questa sera, visibile in streaming. Da Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia, trovi i più bei regali di Natale, profumi chic, linee beauty per lei e per lui, per dare risalto al tuo fascino. Su tanti cofanetti avrai il 30% di sconto e ogni giorno una sorpresa dedicata alla tua bellezza. A Natale, chi ama, sceglie Naima. Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia.